Allora, stasera è il quarto appuntamento di questo ciclo che abbiamo, ciao Miriam, grazie, che abbiamo chiamato La fabbrica del turismo nelle città d'arte e avevamo messo anche il caso Firenze. In effetti, i primi appuntamenti che insomma, abbiamo visto qui con ospiti anche diversi, abbiamo cominciato il 21 ottobre con Marco Deramo, poi da lì abbiamo insomma, trattato anche il tema delle trasformazioni urbane e anche sociali in base a questa pressione turistica, no? Che invade le città. Poi in un altro appuntamento abbiamo parlato invece del mondo del lavoro, dove va questa ricchezza presunta o vera che ci dicono, no? Il turismo porta. Abbiamo verificato con anche insomma, ricerche in atto che sono state qui illustrate che in realtà la famosa ricchezza non si diffonde sul territorio, ma va in direzioni molto precise, di solito canalizzata in canali molto che vanno poi ad alcuni soggetti, insomma. E quindi in realtà poi il territorio non beneficia poi granché, anche per non parlare delle condizioni di chi ci lavora poi. Sulle condizioni di chi ci lavora nell'ambito del turismo. E lì abbiamo verificato e abbiamo visto quanto i contratti che riguardano proprio il mondo del lavoro siano in realtà dei contratti tra i peggiori, no? È stata proprio una puntata, diciamo così, dedicata a questo. Volevamo finire, non dimentico, tra l'altro vorrei citare anche un appuntamento dedicato a che cosa diventa la cultura, se andiamo bene a vedere poi in queste città che sono così invase dalla fabbrica del turismo. Ecco, e lì abbiamo visto che la cultura diventa intanto l'azzeramento della produzione culturale e l'esaltazione dei cosiddetti grandi eventi, perché certo se si deve attrarre il numero maggiore possibile di turisti è chiaro che diventerà molto poco importante favorire quelli che sono gli spazi in cui la produzione culturale può emergere, no? Quindi, e lì però era stato interessante perché avevamo invitato poi anche delle voci di realtà che da centri sociali vari in città poi fanno produzione culturale, quindi non ci siamo limitati a dire che cosa non funziona nella cultura, diciamo, tradizionale, no? Quella, ma anche abbiamo visto come al di là di questo piano che è tutto concentrato sui grandi eventi, poi ci sia invece una ricchezza incredibile per quanto riguarda musica, teatro, anche letteratura, insomma, molte cose. Quindi ci siamo anche un po' rinfrancati, no? Perché sennò andiamo sempre a vedere cos'è che non funziona, questo non va, quell'altro non va. Poi in realtà per fortuna ci sono tutta una serie di fermenti vitali e noi a quelli, no? Guardiamo chiaramente, sono quelli che ci interessano. Oggi avevamo pensato proprio di chiudere con una puntata invece in cui si vedevano dei casi in cui c'è una reazione, no? A questo fenomeno. E ecco perché i relatori di oggi sono intanto Fiammetta Venati che coordina un po' e che è la persona a cui si deve anche l'idea, no? Poi di dire ma vediamo un po' se c'è anche qualcosa che reagisce a questa fabbrica del turismo di cui abbiamo parlato e insomma se voi andate a leggervi il libro di Marco Deramo capite anche perché si parla di fabbrica, no? Perché chiaramente l'estrazione del profitto poi oggi si basa molto su che cos'è il turismo nelle città. E quindi abbiamo pensato di chiamare due voci che sono appunto quelle di Carlotta Cacialli, che è dottoranda alla Scuola Normale e che è una sociologa, e che si occupa in particolare delle politiche abitative, quindi movimenti lotta per la casa. E questo in relazione, insomma, agli effetti, no? Che il problema dell'emergenza abitativa ha in relazione alla pressione turistica. Noi sappiamo bene, no? Che è inversamente proporzionale, cioè più c'è pressione turistica e meno rimangono gli spazi per la popolazione, eccetera. E Giacomo Salerno, dottorando del Dipartimento di Urbanistica alla Sapienza, che
che si occupa proprio dell'economia turistica, no? Dicevi, e in particolare poi può anche dare un affondo su forse alcuni casi, non so, Venezia, Barcellona, eccetera. Quindi io lascio a voi completamente la scena e mi metto a seguire qua. Il ciclo che si sta concludendo, ma che secondo me non sarà concluso, nel senso che potrà riaprirsi, perché evidentemente non abbiamo esaurito l'argomento, né avevamo intenzione di farlo, peraltro non abbiamo mai avuto questo tipo di aspettativa, però è sicuramente è questo del turismo e delle città turistiche, ma più del turismo direi, è, e questo sono abbastanza d'accordo con quanto Marco D'Eramo diceva nel primo incontro, e cioè che parlare di città turistiche è forse riduttivo, perché c'è un fenomeno del turismo che è molto più ampio e che ha molte ramificazioni, ha molti aspetti, molte sfaccettature, e di queste noi ne abbiamo affrontate alcune, ovviamente molte altre sono rimaste e molte curiosità rimangono ancora, secondo me, da soddisfare, perché è un tema veramente attualissimo. Cioè, la nostra è l'era del turismo, in questo momento il turismo, se si guarda, ha dei numeri che sono assolutamente impressionanti, ed è un fenomeno che coinvolge tutti, perché ognuno di noi in un momento o nell'altro della propria vita è turista, cioè al momento in cui esce, cioè io l'unica persona nella mia vita che ho conosciuto che veramente può dire, può parlare del turista come altro da sé, era il contadino che stava in una casa a Villa Magna è un paese alle porte di Firenze, è praticamente Firenze, e cioè, agli inizi degli anni 2000 questo signore aveva 87 anni e non era mai stato a Firenze, e quando gli dissi, ma come non sei mai stato a Firenze, sono le luci là, dice, a fare il che, mi disse, cioè perché ci devo andare? Ma io credo che sia veramente l'unica, cioè una delle poche persone che può dire, io non sono, cioè, ma questi turisti quanto rompono le scatole, perché ognuno di noi in un momento della sua vita è turista. E quindi il problema del turismo e del fastidio che molto spesso chi vive in città a forte presenza di turisti, come per esempio a Firenze, molto spesso c'è una reazione di fastidio nei confronti di questo. E qui io per esempio mi sono resa conto di quanto questa reazione sia anche una reazione spesso che ha delle coloriture classiste, delle coloriture anche, anche reazionarie, ma parlo anche per me, nel senso che il turismo di massa è una grande conquista sociale, di fatto, però è anche un grande problema. Credo però che nessuno di noi vorrebbe tornare ai tempi dei Grand Tour alla Goethe, anche se, essendo nati alla parte giusta, non erano per niente male, però bisognava nascere proprio dalla parte giusta. Ecco, questa è una premessa che secondo me è necessaria rispetto a questo, parlando di turismo, perché inquadra il problema in un orizzonte più vasto rispetto a quello classico, rispetto al quale appunto se ne parlava prima, a chi vive in una città turistica dice, vabbè, io in centro ci vado più perché non è possibile, e liquida in qualche maniera il problema. Io credo che invece il problema della consapevolezza del fatto che rispetto a questo qualcosa forse si può ancora, si può cercare di farlo, o se non altro si può cercare di creare una consapevolezza maggiore negli abitanti delle città, perché lo vivano in maniera problematizzata, se non problematica, perché forse è questo che porta poi a reazioni, perché ci chiediamo come mai molto spesso nei vari luoghi non ci sia una reazione dei residenti, ci sia appunto un ritrarsi, un evitare i luoghi a maggior concentrazione turistica, però poi non viene fatto per esempio il collegamento del fatto che questo vuol dire più, come dice Bordella, più ci sono turisti
più i residenti ne hanno svantaggi. Noi siamo in questa condizione, cioè siamo nella condizione in cui abbiamo raggiunto il picco del... allora, al momento in cui i servizi ai turisti diventano preponderanti rispetto ai servizi ai residenti, allora quello è la fase di transizione a città turistica, cioè non è più una città in cui vengono i turisti, è una città turistica, cioè quella è la sua connotazione fondamentale e quello è la maggior preoccupazione anche dell'amministrazione, cioè favorire questo fenomeno. Ieri il nostro amato sindaco ha fatto una dichiarazione sconcertante, cioè ha detto per Natale molti alberghi sono in overbooking, il che vuol dire che hanno più prenotazioni di dei posti che hanno a disposizione, no? Che peraltro è una pratica commercialmente illecita, ma questo vabbè, non preoccupa il sindaco Nardella, e dice il nostro obiettivo sono i 15 milioni di turisti. 15 milioni di turisti, io cioè ti piglia male solo a pensarci a 15 milioni di presenze in una città di 300.000 abitanti, cioè c'è una sproporzione che è evidente. Tutto questo influisce quindi su una serie di cose. Gli studiosi dei fenomeni di gentrificazione, soprattutto fino agli anni della crisi del 2007-2008, identificavano nelle città del sud dell'Europa una serie di caratteristiche che funzionavano in qualche maniera da inerzia al fenomeno della gentrificazione che era molto più presente in città del nord. E queste caratteristiche erano il fatto che c'erano centri storici fortemente permeabili rispetto alle classi sociali, cioè c'era una convivenza, non c'erano centri storici solo di un certo tipo di classe. Poi c'era il fatto che c'era una molto diffusa la proprietà, per cui era meno pensabile che potessero essere fatte grosse speculazioni da parte di immobiliari e cose del genere. Cioè praticamente tutto ciò che la nostra amministrazione comunale è andata in questi anni attaccando è esattamente tutto ciò che veniva identificato in letteratura, diciamo, come argine alla distruzione della città e della città intesa come luogo comunitario, ovviamente. E tutto questo è tanto più spaventoso per la velocità con la quale si è consumato, perché con voli low cost, con Airbnb, tutto questo si è velocizzato in una maniera spaventosa, quindi non c'è stato proprio neanche... I fenomeni sono esplosi e i numeri sono assolutamente inquietanti. Allora, nel 2016 Airbnb in Italia ha incassato 621 milioni di euro, cioè i cosiddetti host, cioè coloro che ospitano. Quindi questi sono solo quelli dichiarati, quanto nero ci sarà? Quelli che ospitano o Airbnb che prende la percentuale? No, questi sono incassati dagli host, non sono le percentuali di Airbnb queste. Quindi 5 milioni e 600 mila guest, cioè persone che sono state ospitate. 103.000 appartamenti in Italia sono solo, ci sono anche altre piattaforme, questi sono solo i numeri di Airbnb che è la più grande. Un terzo di questi 103.000 appartamenti sono in Toscana, 26.000 a Roma, 15.000 a Firenze, 10.000 a Firenze e 10.000 a Venezia, e a Napoli sono 5.000. Ed è ovvio che i numeri sono estremamente allettanti e quindi che la speculazione
era dietro l'angolo, cioè, quindi, e questo è un altro dei punti secondo me fondamentali, e cioè che in un mercato come il nostro, in un anche le forme che nascono come forme virtuose, come l'economia della condivisione, no? Lo sharing, viene pervertito. Cioè non c'è spazio. Cioè, voi pensate al car sharing a Firenze. Era nato, non ha preso piede, dopodiché hanno cominciato a mettere le city car dicendo entri in ZTL. A quel punto è diventato una cosa che ha funzionato. I numeri del car sharing stanno crescendo, sempre più persone lo prendono per entrare in centro storico. Cioè in una città che vanta la più grande ZTL d'Europa. E così per Airbnb, che è nata su un discorso di condivisione, di possibilità da parte delle persone di affittare una stanza e di poter viaggiare a prezzi abbordabili da parte di persone che non potevano permettersi l'albergo. Quindi sembrava una cosa buona. È stata anche questa, è diventato ormai un business, perché la maggior parte degli appartamenti adesso sono presi da grandi agenzie e vengono gestite in maniera, quindi ancora una volta i profitti entrano nelle tasche di pochi, quelli che affittano veramente la stanza o l'intero appartamento sono pochi, perché la maggior parte degli appartamenti sono presi da grandi agenzie. E chiaramente questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche chi sta in centro se ne va perché gli affitti diventano inavvicinabili, e quindi incomincia l'operazione di espulsione della residenza. Devo dire che da questo punto di vista la nostra amministrazione non ha aspettato neanche l'arrivo di Airbnb, ci aveva già pensato prima a cominciare a espellere la residenza, perché si è venduta praticamente già da 10 anni e più l'intero patrimonio abitativo di proprietà del comune è stato via via alienato a prezzi di mercato, cioè ha rinunciato a qualunque forma di tentativo di calmierare il mercato, sia immobiliare che dell'affitto, da molto prima di Airbnb, quindi non è colpa di Airbnb, però è vero che al momento attuale si parla di erificazione delle città, non si parla neanche più di gentrificazione. Cioè è un fenomeno specifico questo. Da questo punto di vista, voglio essere veloce, ci sono possibilità di arginare questo fenomeno? Alcune amministrazioni mettono in atto dei tentativi, per ora sono dei tentativi poco riusciti. A Berlino, per esempio, hanno messo in atto delle politiche che però non si può affittare se non una stanza, l'appartamento intero non si può affittare, bisogna chiedere una licenza. Però poi è talmente complicato riuscire a gestire questa cosa, e la legge è stata scritta perfino dai tedeschi così male che era diventato paradossale, cioè a Berlino era diventato illegale prendere in affitto un appartamento per un mese, cioè se uno va perché c'ha un lavoro, cioè per lavoro o per studio o per i cavoli suoi, prendere un appartamento per un mese non si poteva perché era diventato illegale. Ma non solo, è diventato illegale, cioè Berlino è divisa in quartieri e ogni quartiere ha le sue norme. Per cui se tu andavi sulla Torstrasse, che è la strada centrale, dalla parte della Mitte potevi prendere l'appartamento, dall'altra parte per il proprietario che affittava l'appartamento di fronte si poteva beccare 100.000 euro di multa se affittava l'appartamento. Quindi è diventato un tale paradosso che alla fine non la fanno più rispettare la legge, non fanno neanche più i controlli, perché è una legge inapplicabile. Però quello che secondo me è importante sottolineare è che a Parigi, a Berlino, a New York, a San Francisco, cioè in moltissime città, sono state messe in atto comunque delle politiche che non sono
non hanno dato grandi risultati. Però la motivazione per cui queste politiche sono state messe in atto da parte di tutti gli amministratori è quella di proteggere la residenza, proteggere l'identità delle città, proteggere anche le relazioni di quartiere. Cioè, De Blasio parla di questo, cioè che la edificazione distrugge le relazioni di quartiere. Ora, ti sembra possibile che un linguaggio del genere possa essere usato da un'amministrazione come quella fiorentina? Cioè, qui viene fatto esattamente il contrario, e cioè in questa città c'è in atto in questo momento l'ultimo dei tentativi di espulsione di quella pochissima edilizia di tipo popolare, case popolari cosiddette, cioè in centro storico, che è via dei Pepi. L'assessore Gianassi, rispetto a questo, ha avuto il coraggio di dire che quelle case non possono, evidentemente non hanno le caratteristiche per essere edilizia popolare. Cioè, evidentemente per lui l'evidenza risiedeva nel fatto che queste case sono in centro, perché non c'è nessun'altra evidenza del fatto che non possano essere edilizia popolare. Quindi questo è quello con cui noi abbiamo a che fare. Ecco, cosa possiamo fare rispetto a questo? Possiamo appunto intanto andare a firmare l'appello che trovate sulla pagina di Per un'altra città contro questa vendita di queste case popolari fatta in maniera assolutamente, cioè insensata veramente, e indice della peggior politica possibile. E poi essere presenti in tutte quelle che sono le forme di resistenza che si possono creare in città. E solo questo ci può essere. E da parte nostra, quello che Spazio Inchiostro sta tentando di fare e vorrebbe fare è creare una maggior consapevolezza. Perché molto spesso il problema per cui non c'è sufficiente resistenza, sufficiente reazione rispetto a questi fenomeni, è che siamo poco informati e abbiamo scarsa consapevolezza delle conseguenze di ciò che stiamo vivendo. E quindi cerchiamo di fare informazione, di fare controinformazione, se mi passate il termine, e cerchiamo di esserci laddove queste azioni di resistenza sono in atto. Questo credo che sia proprio il nostro compito in questo momento e in questa città. Non possiamo fare molto di più, perché è un problema talmente vasto però questo, se riusciamo a fare questo, già è molto. Allora,